Tempi duri per il Miglianico, che nelle ultime tre partite ha conquistato solo due punti. Contro l'Atletico Trivento è necessario tornare a sorridere, magari puntando sull'imbattibilità del fratelli Ciavatta. Donatelli però oggi deve fare a meno di pezzi importanti come Conversano e Del Gallo. Per il Trivento, reduce da due sconfitte consecutive, la gara di Miglianico può essere una tappa fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni. E per questo il presidente Falcioni chiede convinzione e umiltà. Pronti via, il Miglianico va in rete con Ciampoli, ma la gioia è smorzata dalla bandierina del primo assistente. Al quarto il Trivento costruisce la prima palla gol con Lombardi che imbecca Acquaro, ma Di Carlo gli sbarra la strada. All'ottavo la squadra di casa passa in vantaggio grazie a un'indecisione dei difensori molisani. D'Antonio è bravo e vede il corridoio giusto per Ciampoli, che riceve e trafigge Mariosi, 1-0. Alla decima il Trivento ancora pericoloso, è sempre Lombardi che ispira, questa volta Guglielmi, ma Di Carlo in uscita riesce a rimediare. Al 17esimo Epifani, lo specialista, calcia una punizione dai 30 metri che si stampa sulla parte bassa della traversa. Al 24esimo occasione d'oro per il Trivento, Gianrusso lanciato da Guglielmi, trova un Di Carlo più che reattivo. Gli ospiti alzano il ritmo e al 34esimo arriva il pareggio. Sugli sviluppi di un corner Di Carlo smanaccia sui piedi di Guglielmi, che tutto solo batte a rete. Passano solo due minuti e il Trivento va ancora a segno. Dalla destra cross di Guglielmi per Acquaro, che implacabile batte ancora Di Carlo. Miglianico potrebbe andare a segno nel finale del primo tempo, Mariosi però sbarra la strada a Ciampoli. La ripresa si apre con un blitz del Miglianico firmato da Ciampoli, che entra in area e si libera al tiro. Ruggeri sulla linea respinge con un braccio e rimedia il rosso diretto. Rigore per i padroni di casa, che Antignani non sbaglia, portando così il risultato sul 2-2. Al quinto De Leonardis da buona posizione riceve da Antignani, ma il suo tiro è impreciso. Ciampoli è scatenato e al sesto prova da fuori area con Mariosi, che si rifugia in corner. Il Trivento in 10 non sta a guardare. Al nono Acquaro chiama Di Carlo al salvataggio in angolo. Passano pochi secondi e Ciampoli è costretto a rimediare a un errore della difesa. Al 18esimo brivido ancora per il Miglianico sul corner dalla sinistra, con il tentativo di Varchetta che si spegne sul fondo. Al 25esimo l'estremo molisano salva su D'Antonio, l'azione prosegue e Mariosi atterra Ciampoli in area. La calamita non ha dubbi e segna il secondo penalty. Antignani spiazza l'estremo ospite e porta in vantaggio il Miglianico. Gara chiusa, si direbbe, neanche per sogno. Il pareggio del Trivento arriva al 38esimo, capitalizzando così un calcio d'angolo dalla sinistra. Voria tutto solo deposita la palla in fondo al sacco. Il Miglianico si vede annullare un gol al 44esimo per fuorigioco, questa volta su segnalazione del secondo assistente. Al 46esimo Cinquino respinge sulla linea la conclusione di Guglielmi. Finisce così con un pari una gara molto intensa, con 6 gol, 9 ammoniti, un espulso e 2 episodi da moviola. No, non sono soddisfatto, perché quando vai fuori casa e crei 15 occasioni da gol, devi portare a casa qualcosa. Noi abbiamo giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per un'espulsione molto ma molto dubbia, un rigore dubbio, e abbiamo avuto una grande reazione. Abbiamo fatto 3 errori incredibili dietro, 3 palle che stavamo gestendo, abbiamo perso 3 palle e loro hanno fatto 3 gol. Sì, è mancato un po' forse di esperienza alla fine, perché bisognava gestire la palla come ho detto prima. Non ci siamo riusciti, forse con un po' di esperienza un po' in più, un po' di tranquillità, perché ripeto, proprio perché manca la vittoria da molto tempo, siamo un po' nervosi in questo periodo.